springen wir zurück ins Jahr 10 und fahren im Jahr 1982. È cominciata nell'estate del 2011, me lo ricordo perfettamente perché è proprio stato un taglionetto. Prima di questo facevo pittura molto tradizionale, pittura a olio, quadri piccoli, molto precisi, c'era sempre questo elemento ossessivo. Poi ho deciso di staccare, era proprio, ovviamente non stava uscendo più niente di interessante, così come il collage, la pittura è uno strumento per fare qualcosa, quindi non mi volevo... Non volevo rimanere bloccata lì. Quindi ho deciso, passo molto tempo su internet ovviamente, si vede anche da tutto il materiale che riesco a raccogliere così. E una cosa che mi piaceva era anche questo, qualcosa che si vede nelle meme, è presente come questa sovrapposizione di immagini, fatta anche in maniera molto rozza così, però da qui nasceva sempre qualcosa, alcuni erano molto belli, alcuni orribili, ma alcuni molto belli, quindi ci ho voluto provare così. E quindi il primo ho fatto, cos'era il muro di Berlino con King Ghidorah e Mothra che combattevano i mostri di Godzilla. Però non c'è un processo unico, certe volte è l'immagine stessa che la vedo e so subito che cosa ci deve andare. È una questione, c'è un'immagine originale che sarà la tela su cui poi lavoro. Certe volte invece sono, come dicevo prima, delle ispirazioni letterarie o un'immagine, c'è un racconto, un libro che mi ha lasciato delle forti immagini, una sensazione, qualcosa, e la voglio riportare. E questo è l'esempio, per esempio, dei gabbiani sullo stadio Philadelphia. Però non lo so, certe volte ho un'idea appunto che voglio mettere qualcosa che non ho visto da nessuna parte, così un'idea molto più vaga, per esempio il lavoro delle lucertole o il lavoro di Bigfoot. Semplicemente volevo creare qualcosa di, non lo so, un respiro anni 80, quello che stavo dicendo prima, quello che mi faceva venire in mente il poster di Indiana Jones. Quindi, non lo so, è diverso per ogni immagine. Certe volte rimango infatti molto tempo bloccata così, perché non riesco a trovare l'immagine giusta o ad avere l'idea giusta. Ma è divertente perché ovviamente fai da un posto all'altro, come dicevo prima, nel posti dimenticati anche dell'internet. È bello perché vedi, non lo so, è come capitare così in una casa abbandonata in un armadio che nessuno apre più da anni. Non so, è una parte bella. Ovviamente parlo appunto della natura ossessiva e tutto il lavoro, ma ho parlato anche con altri artisti di questa mostra e sembra che sia un filo comune anche questo del raccogliere. No, ovviamente non lavorando con i colori, con questo devi avere il più possibile, poi magari una cosa che hai trovato un giorno la userai fra 5 anni. In passato ho fatto delle serie, per esempio sui calciatori, le foto come quelle delle panini oppure delle fanzine, e il calcio è sempre stato qualcosa di cui io non mi sono mai interessata, però è qualcosa che ho assorbito negli anni, quindi forse è un modo per rigurgitare certe cose, tutti quei telegiornali che ho assorbito durante il periodo di Mani Pulite, così ritornano e riesco, li riconosco. Forse anche questa è un'altra reinterpretazione della nostalgia, forse nasce da quello che vedevo su internet, che mi piaceva molto, che ovviamente era sempre a scopo umoristico, per mettere alla briglia qualcosa, e ovviamente le prime cose che ho fatto erano per quello, poi ho cercato un po' più di ampliare, ma c'è sempre quella cosa, io ovviamente guardo sempre al ridicolo, quello che c'è già certe volte, ovviamente soprattutto parlando di politica. E la cosa frustrante è che non riesco a pensare a niente di meglio di un quadrato di carta appiccicato sul muro, questa è la cosa che non riesco, è un altro scoglio, però appunto quello rimane sempre la prima idea, purtroppo è ancora quella migliore o quella che mi piace di più in realtà.